Ho assolutamente, estremamente bisogno del vostro aiuto, perché a me non esce più dalla testa la canzoncina di Giuntoli messicano che suona la chitarra, cioè non ce la faccio, sono ormai catturato e tutta mattina che canticchio, oh, io ho saputo, io ho saputo, ma vabbè. Lasciando stare questo piccolo dettaglio particolare, vabbè, mi fanno troppo ridere quelle cose lì e anche la melodia è abbastanza godibile, è il Tiago Motta Day. Ragazzi, perché è atteso per domani, ma significa che a Torino arriverà oggi. Stiamo andando per piccoli step, no? Abbiamo avuto quel periodo in cui sapevamo che l'anno successivo l'evento sarebbe cambiato allenatore, sapevamo che Allegri non sarebbe stato confermato, sapevamo che sarebbe stato Thiago Motta. Abbiamo avuto l'esonero di Allegri, abbiamo avuto l'attesa per Thiago Motta, abbiamo avuto l'annuncio di Thiago Motta, abbiamo avuto l'attesa per il 1° luglio dove Thiago Motta poi sarebbe diventato poi effettivamente ufficialmente allenatore della Juve in scadenza di contratto col Bologna. Abbiamo avuto il periodo dell'ufficializzazione, adesso abbiamo il periodo dell'attesa dell'inizio del ritiro e poi ormai ci siamo. Ah, ormai ci siamo perché sta scadendo un po' tutto, anche quello che è il racconto del calcio giocato estivo, quindi parlo di Coppa America ed europei principalmente. Eliminati tutti. Nella Juventus non è rimasto più nessuno, vecchi cuori bianconeri che quando arrivano verso le finali scappano tutti a gambe levate, perché ieri abbiamo avuto l'eliminazione della Turchia di Yildiz e di Montella, che è allenato da Montella, il nazionale Yildiz, mi fa sempre molto ridere questa cosa, non so perché, ma è un allenatore molto strano Montella, secondo me, in quella che è stata la sua carriera, ha fatto delle tappe molto particolari e la Turchia però ha fatto un buonissimo europeo, secondo me, per quanto mi riguarda. Era anche andato in vantaggio contro l'Olanda e poi è un po' capitolata nel finale con quell'autogol e il colpo di testa di De Vrij che ha eliminato appunto Yildiz, Arda Güler, Çalhanoğlu, Burak, ha eliminato un sacco di giocatori conosciuti, di giocatori anche interessanti, lo stesso Demiral che aveva fatto la doppietta ed era avanzata proprio la Turchia grazie alla doppietta di Demiral. Insomma, abbiamo tutti questi giocatori che tornano a casa, quindi Yildiz adesso si farà qualche giorno di riposo, di vacanza per recuperare energie e poi il ritiro da Thiago Motta per iniziare questa nuova avventura, questa nuova stagione con la Juventus e molto probabilmente vestire anche la maglia numero 10, perché noi qua ce lo dimentichiamo, ma Yildiz al 90% sarà battezzato in questa stagione con quel numero sacro. Sapete quanto per me è importante il numero 10 proprio dal punto di vista romantico, anche se sapete bene che so che il romanticismo nel calcio moderno ormai è scomparso completamente e si parla principalmente di marketing, questo dobbiamo sempre ricordarlo. Non solo Yildiz, perché sono stati eliminati pure Capitan Danilo, Bremer e Douglas Luiz col Brasile in Coppa America. Tra le altre cose, il Brasile che è andato ai calci di rigore contro l'Uruguay, nella batteria dei calci di rigore abbiamo avuto Bentancur che segna su calcio di rigore e Douglas Luiz che sbaglia e aiuta il Brasile a uscire dalla Coppa America prendendo un palo secco a incrociare con il destro su calcio di rigore. Ora sono già scatenati i meme: ah, questo è il nuovo, questo è la Juventus, un bidone, il nuovo Felipe Melo e tutte queste cose qui. A me fa solo che piacere. Io sono contentissimo, anzi invito i tifosi avversari a continuare a prendere in giro, a memare, perché sono cose che poi tornano utili. Facciamo in modo di partire a luci spente. Non abbiamo ancora mai visto giocare, l'abbiamo già battezzato come un bollito, un colpo sbagliato, Giuntoli che è matto. Va benissimo, poi sarà il campo a raccontarci se questa cosa sarà vera oppure no, anche perché stiamo andando a prendere un giocatore che oggettivamente conosciamo tutti molto poco, a meno che qualcuno non si sia visto tutte le partite dell'Aston Villa quest'anno, in Coppa America ha giocato oggettivamente poco, non è stato un titolare, quindi a me va benissimo così. Poi Thiago Motta se lo prenderà in ritiro sotto l'ala e dirà: bene, da te pretendo questo, questo, questo e quell'altro. Noi comunque dobbiamo lavorare e pensare che lavoreranno bene. Questa è l'imprinting generale che deve avere il tifoso della Juventus oggi. Quindi benissimo che ci siano i meme su Douglas Luiz. Quindi tutti eliminati, mettiamo da parte queste competizioni. Poi magari mi sfugge qualcuno, ma l'unico che potrebbe essere, se ho fatto bene i conti, è Rabiot, che però non è un giocatore della Juventus, dato che il contratto è scaduto ormai una settimana fa. Quindi adesso la Juventus si riposa e poi inizia a lavorare con Thiago Motta.
Nelle ultime ore, però, dato che solitamente l'estate è suddivisa tra le partite estive delle nazionali o robe del genere, l'anno prossimo sarà di club, dato che ci sarà il mondiale per club, e il calciomercato, tutti i giorni esce sempre un nome che è bello discutere insieme, anche se magari è un po' di fantasia di quelli che non può essere vero, ma oggi si parla di João Cancelo, no? Non avete sbagliato anno, no, non è il 2019, siamo nel 2024, non temete, tranquilli, non siamo tornati indietro di 5 anni, ma è il nome che la stampa attribuisce ai calciomercato di Juventus e Inter. João Cancelo, classe 1994, quindi 30 anni compiuti in questo anno solare, fuori dal progetto legato al Manchester City, negli ultimi anni girato tra vari prestiti, Bayern Monaco e Barcellona, quindi squadre di alto livello, contratto importante perché quando vai a giocare al Manchester City il contratto è sempre importante, scadenza nel 2027, quindi ancora abbastanza lontano la scadenza di questo giocatore che a un certo punto l'anno scorso va al Bayern Monaco a gennaio, tra l'altro poi le City vincerà la Champions e Cancelo si spasserà abbastanza la bocca perché non vincerà quella Champions League. Allora, nome che dal punto di vista tecnico conosciamo abbastanza bene. In Italia l'abbiamo visto in due stagioni, se non erro, perché ha fatto Valencia, Inter, Juve e poi è andato al City. Tra l'altro poi alla Juve arriva proprio in scambio con Danilo, la Juventus mette via qualche soldino e si tiene il giocatore. È uno scambio che tuttora è andato a indebolire la Juventus tecnicamente sugli esterni, perché dopo Cancelo difficilmente abbiamo avuto davvero degli esterni di un certo tipo. Cambiaso quest'anno ha un pochettino ricordato quella che era la tecnica individuale del giocatore portoghese e anche il modo di interpretare il ruolo, giocatore che ci servirebbe tanto, a maggior ragione se abbiamo parlato tutta estate di Di Lorenzo, e credo che tra Di Lorenzo e Cancelo ci sia veramente una voragine. Giocatore molto bravo nel costruire gioco, molto bravo negli ultimi metri a fornire assist, anche andare in gol nella fase di spinta, con alcune lacune abbastanza importanti in fase difensiva, quindi più un esterno che un terzino, che negli anni è stato utilizzato come terzino sì sulla carta, però era il giocatore in una coppia di terzini in cui magari uno era più bloccato, che andava a fare il terzo centrale nell'impostazione a tre, Cancelo invece si staccava e andava a fare praticamente il tutta fascia. Questo è il modo in cui è stato utilizzato con più efficacia João Cancelo in questi anni. Mendes è il suo procuratore, che è il procuratore di Cristiano Ronaldo. All'epoca proprio l'affare Cancelo sbloccò poi il colpo Cristiano Ronaldo, perché la Juventus parlò con il Valencia per il giocatore, si trovò la quadra sulla base di 40 milioni di euro e Mendes disse: senti Juve, non è che vuoi prenderti pure Ronaldo? Quindi il fatto che Cancelo abbia questo tipo di procuratore mi porta a credere che effettivamente qualcosa si stia muovendo e che ci siano dei sondaggi. Poi io la stampa storicamente non l'ho mai considerato questa grande fonte di notizie di calciomercato, concedetemelo, penso che si occupino di altro. In questi anni in cui vi ho parlato di calciomercato difficilmente sono andato ad attribuire una notizia alla stampa che poi si è concretizzata, anzi credo che sia forse una delle primissime volte che parliamo di questa fonte. Però vi dico che al di là della veridicità o della possibilità, io non credo che sia infattibile, perché effettivamente il giocatore è un problema per il Manchester City, è andato in rotta con Guardiola, viene da due prestiti consecutivi con le squadre in cui è andato in prestito che non hanno voluto investire su di lui, magari per un discorso legato all'ingaggio, per un discorso legato al cartellino, eccetera eccetera eccetera, non per un discorso credo legato al livello del calciatore. Sarebbe un buon colpo, se non un ottimo colpo, per il livello della Serie A assolutamente, però poi è anche una tipologia particolare giocatore, Cancelo, che chiama un certo tipo di approccio. I terzini Thiago Motta, lo sappiamo, sono terzini più difensivi, nel senso che si va quasi a un'impostazione a tre con un pivot alto che diventa uno dei centrali difensivi che va lì, a meno che quel ruolo non lo possa fare Cambiaso o appunto Cancelo, quindi avere uno dei due terzini che entra dentro il campo, Cambiaso molto più probabilmente, però poi Cancelo cosa fa? Il terzo lì dentro al terzetto difensivo? Non ce lo vedo. Quindi sarebbero forse
l'alter ego uno dell'altro, cambiaso o cancello, e fa molto ridere come cosa in questo momento in cui la Juve dal punto di vista dei terzini non è che può vantare chissà che cosa, però è un ruolo sicuramente nel quale siamo scoperti. Quindi o Motta, ritrovandosi Cambiaso e Cancelo, che sono giocatori che hanno delle caratteristiche di un certo tipo, arrivi a dire bene, sai cosa, li uso come esterni a tutta fascia e gioco con un 3-4-3 o 3-4-1-2 con Kop Meiners e Yıldız dietro Vlahovic, che può essere, cioè immaginiamoci una difesa 3, Thuram e Douglas Luiz, Cambiaso, Cancelo, Kop Meiners, Yıldız e Vlahovic. Potrebbe anche essere un'idea. Però se devo pensare una linea 4 con Cancelo e Cambiaso sugli esterni con Thiago Motta, sono sincero, faccio un po' fatica ad immaginarmela. Me la immaginavo più con Di Lorenzo, non per il livello, perché Cancelo è sicuramente una spanna sopra a Di Lorenzo, però Di Lorenzo è uno che può stringere e andare a fare il braccetto di destra, come abbiamo visto con poca efficacia proprio durante questo Euro 2024. Quindi proprio per un discorso di caratteristiche. Il giocatore, ripeto, entra nei 30 anni, quindi difficilmente riuscirà a trovare una squadra che va a pagare il cartellino al City quello che vuole, dà a lui quello che vuole dal punto di vista dell'ingaggio. Quindi credo che si muoverà anche quest'anno in prestito, che possa essere stato offerto in Italia, Inter e Juve, posso pure crederci, secondo me anche un sondaggio da parte del Milan sarà stato fatto, dato che c'è questa possibilità di perdere Theo Hernandez, quindi chissà che non possano avergli detto oh, state perdendo Theo, non volete Cancelo? Cancelo che andrebbe a farsi poi Juve, Milan, Inter come miglior Bobo Viere o miglior Zlatan Ibrahimovic. Però credo che non sia così impossibile, e nel caso gran parte dell'ingaggio dovrebbe essere pagato dal City, perché la Juve non avrebbe intenzione assolutamente di pagare quella tipologia di ingaggio. Però il mio dubbio, ripeto, è legato a quello che sarà la volontà di Thiago Motta di interpretare il modulo, come ha fatto l'anno scorso col Bologna. Poi nulla vieta a Thiago Motta di cambiare, a seconda delle caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione, va a costruire una nuova Juventus, quindi che magari è diversa o estremamente differente da quello che è stato il Bologna. Io Cancelo un giocatore che prenderei sempre volentieri, però sappiamo i tanti pregi e anche questi difettini che non sono roba da poco per un giocatore che dovrebbe giocare in una linea 4. Dovresti poi adattare completamente il modo di giocare della squadra. Si può fare, assolutamente, anzi, per come siamo messi a terzini, credo che sputare su Cancelo sia abbastanza fuori dal mondo, anzi credo che sia vietato dalla legge, sarebbe proprio un reato gravissimo. Quindi nel caso il nome è assolutamente sì in prestito, però poi dobbiamo anche cercare di capire come metterci. Fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti, perché è un argomento che può generare una discussione interessante. Ciao belli.